E poi serve d'esterno, Zenti trova la porta, Miraglia è bravissimo a deviare, ma un Pescara veramente strepitoso fino a questo momento. Una grande partita da parte della Ponzio Pescara, che lo ricordiamo nel match d'andata aveva perso 4-0 contro la Marca, campione d'Italia. Palla che taglia tutto il campo, intanto è rimasto a terra un giocatore della Marca, si rialza però Duarte, ha subito un colpo al con Zanetti, credo, allo stomaco. Però insomma, credo, insomma, quando si marca a uomo su queste capita. Situazioni purtroppo è così, lamentele chiaramente da parte di tutte e due le panchine. Il fallo laterale con la Pescara che rimane lì, Zanetti taglia al centro sul tocco di Davi che fa ripartire invece proprio il Barigelli, il rilancio di Barigelli, lo stop di petto di Fornari, però la palla è troppo lunga, se ne va sul fondo. E qui ha preteso troppo, ma non poteva fare altrimenti perché nessun compagno aveva seguito l'azione. Attenzione. È il Papù di petto, prolunga troppo il pallone, anche in questo caso la palla se ne va out con la rimessa da parte di Barigelli sul vantaggio del Pescara 1-0, la grande rete, la bella azione del Pescara, la rete di Zanetti. Fornari a cercare Nicologi, l'intervento di Duarte, il calcio d'angolo. Bravo Duarte, qui l'azione era bellissima, a far scorrere dietro alle spalle, Nicologi era pronto a calciare, è stato bravo Duarte ad intercettare il pallone. Ancora con Schurz, Fornari in verticale per Nicologi, pressato da Duarte, ancora Fornari, Davi, il rilancio di Davi, Nicologi però blocca il pallone out sul rilancio sbagliato da parte di Davi. Attenzione, c'è un dovrebbe essere un time out, andiamo a sentire proprio la panchina di Tiago Polido, panchina della Marca. Oh, vamos jogar mais aqui perto, pô. Estamos dando a bola lá na frente só. Cara, prima cosa. Stiamo facendo la cobertura dopo che lui mette o passaggio. Appena quello si gira per fare il passaggio là, io mi metto già a fare cobertura. Loro buttano quello pallone. Ok? Va bene, questa è la prima cosa. Un'altra cosa. Più veloce qua, due tocchi. Se faccio retropassaggio mi metto tra le righe, se la palla entra tra le righe gioca due tocchi, uno, due o fuori. Palla fuori, metto un'altra volta, ok? Un altro discorso, fallo laterale, oh! Fallo laterale qua, mettiamo di tre, uno taglia in parallela, se la palla esce di là, subito a pivo, veloce, ok? Dai, mobilità. Dai raga, oh. Ma chiaramente lui vuole più velocità, giocare a due tocchi per cercare di non far pressare il Pescara, ma in questo momento i tempi di pressione del Pescara sono perfetti e riesce quasi sempre a mettere in difficoltà la Marca. È inutile che, giustamente, è un momento di difficoltà, la Marca deve stringere i denti a giocatori esperti come Wilhelm, Jeff, giocatori che possono fare... Wilhelm, che grande giocata al volo sul servizio di Duarte. E qui c'è la deviazione, giustamente si lamenta la Marca perché Barigelli era riuscito con la punta delle dita a deviare, non l'ha visto. Grande azione da parte della Marca, grande match, intervento su Davi da parte di Papù, fallo laterale. È messa in gioco da parte del Pescara, che ricordiamo avanti 1-0 sulla Marca, campione d'Italia. Il rilancio verso Correggio, attenzione, palla viene recuperata però da Miraglia, rilancio, riparte subito la Marca, Papù prova a girarsi, non c'è nessuno, l'intervento però con grande grinta da parte di Duarte, ancora Papù per Duarte, tocco davanti di Correggio con Papù che cade in terra, Jeff controllato da Davi, Duarte fa girare palla, la Marca, Papù, Duarte introduce a Fornari, prova a partire Papù, riceve adesso il pallone, si va ad allargare Duarte, però il tocco di Schurz, fallo laterale. La palla entra per il pivot come sosteneva Polido, però arriva da troppo lontano ed è facile per il difensore gestire questo tipo di pallone. Rimessa laterale proprio con Duarte a cercare Wilhelm, ma non parte, controllato da Correggia il pallone, il fallo laterale, la rimessa per il Pescara. Assolutamente non è una partita semplice per gli uomini di Polido. Ricordiamo gli uomini di Polido che hanno perso due volte su 12 vittorie e un pareggio contro le 7 vittorie, 2 pari e 6 sconfitte della formazione del Pescara. Duarte a tagliare,
questo pallone per Wilken, che si lascia sfuggire il pallone, la rimessa proprio di Correggia. La partita in questo momento è nelle mani degli uomini di Patriarca, staremo a vedere se riuscirà a tenere questo ritmo per tutta la partita, però in ogni caso abbiamo visto un grande Pescara. Pesse, il taglio in verticale per Schuster, si lascia rubare il pallone, attenzione con Jeff, il tocco dietro per Duarte, una finta, il tiro ribattuto di Pesse in fallo laterale. Qui ingenuità, si fanno rubare il pallone, però non riesce poi a concludere la marca perché è troppo lenta la manovra, anche qui Duarte ci pensa troppo e non riesce poi a concludere. Duarte sul pallone verso Wilken, verso il capitano della formazione di Tiago Polito, Papù prova a girarsi, c'è Pessé però a controllarlo, più stretto c'è Zanetti che infatti riesce a recuperare questo pallone, prova ad andarsene su Wilken, palla che viene rimessa in gioco da parte di Miraglia. Duarte si deve girare, controllato da Davì, attenzione all'uscita di Barigelli che tocca la mano fuori della sua area, adesso andrà a prendere il cartellino il portiere, giallo dunque per il portiere del Pescara della Nazionale. Non è stato necessario perché la palla era sfilata sotto le gambe, era finita nei piedi di Papù e poteva mettere la palla in rete. Quarto fallo, attenzione, quattro pari falli tra le due formazioni, la rincorsa da parte di Duarte con Wilken che si è allargato in posizione centrale, più larga ancora, più esterno Geffe, davanti alla porta c'è Adriano Foglia che è entrato in campo, adesso taglierà ovviamente con Duarte, Wilken, il tiro, la ribattuta da parte di Davì. E qui è stato bravo Davì a gettarsi a corpo morto davanti a Wilken. Wilken però poteva alzare il pallone, invece ha calciato la sua terra. Wilken per Duarte prova ad andarsene in velocità, controllato da Zanetti, ritornare indietro, il tocco per Foglia, il fallo da parte di Davì, però con grande astuzia Foglia si è cercato e trovato questo fallo. No, secondo me ha perso proprio il tempo, è nettissimo, guarda. Ha anche alzato il piede, ha preso l'ultimo. Assolutamente il fallo c'è. Non è che era astuzia, era un'altra velocità, ha perso proprio il tempo, ha sbagliato il temporeggiamento e ha commesso quinto un fallo, fallo netto. Attenzione, netto. Quinto fallo per il Pescara, al prossimo sarà tiro libero ovviamente per la formazione della marca, per allentare le marcature, mancano 7 minuti e 55 al termine di questo primo tempo, sul vantaggio del Pescara, sulla palla si porta Wilken, vicino a lui c'è Duarte, più largo Jeff, più esterno a destra Adriano Foglia, parte Wilken, il tiro, la ribattuta proprio di Davì e qui ha calciato forte sulla barriera che era messa bene, per cui non ha Jeff di piatto, prova a piazzare questo pallone, palla che esce di pochissimo alla sinistra di Barigelli e questa è stata una grande occasione perché per la prima volta era piazzata male la difesa del Pescara. Zanetti prova un pallonetto, buona l'intenzione, meno poi la conclusione. Piazzata male, sostenevo la difesa del Pescara e si è fatta sorprendere, ha lasciato andare al tiro Jeff abbastanza facilmente. Wilken, lo scambio con Jeff, Duarte, Zanetti fa pressing, va a riprendere questo pallone proprio Wilken, controllato da Pessé. Ancora Wilken, una giravolta, a offrire questo pallone a Foglia, di nuovo indietro per Duarte. Si allarga Jeff, il tiro da lontano da parte di Duarte, la deviazione di Pessé in fallo laterale. Questo è un tiro abbastanza inutile perché poteva sviluppare l'azione di gioco, tenta Duarte con tiri da lontano perché la marca in questo momento ha poche idee dal punto di vista offensivo, però i 5 falli potrebbero indurre a tentare più spesso l'uno contro uno i giocatori di Polito. Più deciso il tiro di Wilken, la deviazione ancora di Davì in fallo laterale, ecco Wilken, il capitano va però a prendere questo pallone, Jeff sarà lui a rimettere la palla in gioco con Jonas che si allarga sulla sinistra, lo scambio di Wilken proprio con Jeff, taglio verso Jonas, contro davanti a lui c'è Pessé, il tiro da parte di Jonas, la parata di piede da parte di Barigelli, Pessé il rilancio sbagliato, Duarte anche lui sbaglia questo pallone indirizzato a Foglia e Patriarca chiama il time out, andiamo a sentire proprio la panchina di Mario Patriarca. Pescara Seco, adesso cambiamo.
proviamo a fare l'uscita, quello della 1 con la ripartenza. Partiamo bassi in questa posizione, facciamo il movimento di scambio qui, Nicolodi viene qua, da questo facciamo il taglio lungo. Il primo che parte è questa persona, facciamo il taglio lungo. Qui facciamo lo scambio, veniamo incontro e andiamo forte sullo spazio. Vale. Palla qui o palla sul taglio qua? La 1 completa senza prendere la palla. Andiamo sulla velocità da là. Douglas, vai tu quello largo e prendi la palla di qua. Ha chiamato un finto taglio perché ormai seguono a uomo sull'opposto, vuol fare un finto taglio, fare uno scambio e passare dalla parte opposta. Intanto l'Arieti è passato in vantaggio sull'Acqua e Sapone 1-0. Il Barigelli va a recuperare questo pallone sull'1-0 per il Pescara, la rete di Zanetti, quello qui prende questo pallone, lo taglia di piatto al centro, non si è inserito alla perfezione Nicolosi, la palla che se ne va sul fondo. Però la palla era buona, Barigelli aveva servito benissimo Zanetti, poi Nicolosi il taglio non era lungo come aveva chiesto Patriarca e non ha potuto completare l'azione. Il rilancio ancora, agguanta il pallone Barigelli che fa ripartire per sé, lo scambio verso Nicolosi. C'è Zanetti tutto solo, viene servito, ritorna però su di lui Adriano Foglia per sé, il taglio dall'altra parte per Davì, si riparte dalla propria metà campo il Pescara con lo scambio Nicolosi, ancora per sé Davì, Zanetti parte di nuovo, attenzione l'opportunità per il Pescara, palla che se ne va sul fondo, forse ha aspettato un pochino troppo per calciare quel pallone. Ma ha dovuto accelerare perché era rientrato Jonas, però bellissimo, ancora una volta sorpresi i giocatori di Polito, sempre alle spalle, sempre col contromovimento, stanno attuando molto bene gli schemi che hanno preparato per questa partita, mentre la marca continua a essere in difficoltà anche nel possesso palla e questa è una cosa stranissima. Recupera questo pallone la formazione del Pescara, metà campo della formazione della marca, lo scambio Zanetti con Pesse, Zanetti per Davì, Nicolosi, Pesse, il tocco di Pesse se ne va in fallo laterale a liberare però un pressing da parte della marca. Wilken, Jonas, più largo c'è Jeff, il pallone di nuovo a Wilken, si fa vedere Adriano Foglia, Jeff di contro lui, Davì, il taglio in verticale per Jonas, palla però è troppo esterna, se ne va sul fondo. Vedi, non riescono proprio a costruire l'azione perché la pressione dei giocatori di Patriarca è asfissiante, nonostante i 5 falli continuano a pressare forte, e manca un po' di lucidità in questo momento alla marca futsal. Fornari per la grande giocata da parte di Nicolosi, la palla verso il centro, l'occasione sprecata, la grande generosità a cercare Fornari di Nicolosi. Ma Nicolosi ha fatto un'azione strepitosa, però Jeff è azione difensiva meravigliosa, altrettanto valida. Salvato il 2-0 che arriva adesso su autogol sul calcio da parte del di Nicolosi, il tocco dovrebbe essere stato di Jeff. Sì, Jeff era posizionato bene, però secondo me il corpo era un po' verso la porta e quella ha piegato un po' la spalla e la palla ha sorpreso Miraglia, però tutto sommato credo che un doppio vantaggio dopo questo tre quarti di primo tempo sia il risultato più giusto per questa partita. In questo momento comunque il Pescara ha giocato meglio, con molta più convinzione rispetto alla marca che abbiamo visto in difficoltà. Jeff, una finta su Fornari, parte Adriano Foglia a 5.56 sul 2-0 al termine del primo tempo, l'azione da parte della marca, Jonas recupera ancora questo pallone, si rivolta su, si gira su se stesso, Wilken giocata con Jeff, poi Wilken va a calciare, la palla però non è precisa, palla che se ne va sul fondo. Ma l'azione è bella perché ha cercato l'appoggio del compagno di squadra che l'ha restituita sul sinistro, questa volta non ha trovato la porta Wilken, però c'è molto pericolosa. Barigelli, Pessé ancora col solito lancio, questa volta c'è Fornari sulla destra, Miraglia a innescare Wilken per Cilaver, Jonas non trova grandi soluzioni, la formazione della marca, campione d'Italia, Cilaver per Adriano Foglia, di fronte c'è Pessé, una doppia finta, il tiro, la grande giocata di Foglia che esce d'un soffio. Ma qua veramente grandissima, ha cercato l'incrocio dei pali dalla parte opposta, Barigelli si era allungato ma non credo che ci potesse arrivare, la palla esce proprio di un pelo. Rimessa, eccolo qui, Adriano Foglia, inquadrato, ecco il giocatore del Montesilvano con Davì, controllato da Cilaverte, palla che carambola sulle gambe di Cilaverte, smorzata tra le braccia di Miraglia
Jonas. Nicolosi lo controlla, il pallone dietro per Wilken, Foglia per sé, di fronte a lui, di fronte a Foglia che prova a partire, andare in velocità, due finte, un taglio verso Cilaver, a ricevere ancora Wilken, questo passaggio in orizzontale da parte di Cilavert, Foglia sulla destra, si allarga su Pessé e su Davi, ancora Wilken, il tiro telefonato con Barigelli che blocca e fa ripartire adesso la formazione del Pescara, un lancio sbagliato, non c'è nessuno, non è partito Davi, però difende bene il Pescara perché ha messo in questo caso ha messo Pessé su Foglia o uno per sé Nicologi, uno su Foglia, uno su Jonas, perché hanno lo stesso passo. Tocco per Duarte, il tentativo di tiro ancora, Duarte con la punta del piede, però la palla carambola in calcio d'angolo, toccata da un difensore della Marca. Bravo con la seconda finta, del Pescara, scusate. Con la seconda finta era riuscito a eludere la difesa del Pescara, poi dopo non ha trovato la puntata vincente. La rimessa per la Marca con Jonas verso Foglia, lo scambio tra i due controllo da Fornari, c'è anche Nicologi e Pessé, cercare di togliere ogni spazio alla formazione campione d'Italia, Foglia di ripartire da molto lontano, fronte che lui c'è il Fornari, si accentra, anzi no, poi ci ripensa Foglia, si allarga Jonas, si fa vedere Duarte, Jonas prova con il destro, palla che se ne va in calcio d'angolo deviato da un giocatore del Pescara. E qui però vedi, in questo caso Foglia porta troppo il pallone e fa piazzare la difesa del Pescara, deve essere un gioco più armonico quello della Marca, deve giocare a due tocchi se vuol far saltare i tempi di pressione degli uomini di Patriarca. Duarte, di fronte lui c'è Nicologi, di ripartire da lontano con Cilaverte, taglio per Foglia, Fornari a controllare Foglia, l'avanzata. Si allarga Duarte, anzi poi si accentra con Jonas, il tiro, corpo indietro, palla sul fondo. Il problema è che in questo momento la Marca sta cercando di recuperare la partita con i singoli, non con un gioco di squadra, e questo secondo me è sbagliato perché la Marca gioca molto bene di squadra e deve sfruttare questo tipo di situazione, così avvantaggia solamente il Pescara. Barigelli a cercare Fornari, attenzione, il tocco di Fornari, l'intervento di Miraglia con Fornari che rimane a terra, attenzione. E vediamo. Non credo l'abbia toccato. No, Miraglia. Non credo che ci fosse punizione. Sullo slancio, ovviamente poi è caduto e ha picchiato con il ginocchio a terra. Duarte, 2-0 per il Pescara. Siamo a 3:28 al termine di questo primo tempo. Marca che cerca di accorciare le distanze per poi provare a riprendere la partita. Sta facendo una grande partita anche difensiva Nicologi, molto attento nella fase di non possesso. Foglia. Su di lui proprio Nicologi, Foglia, una finta, Nicologi in out, va a sparare questo pallone in tribuna, Foglia, il tocco per Cilavert, Duarte, Foglia controllatissima da parte proprio di Nicologi che tu stavi, come stavi dicendo Massimo, Duarte, Fornari lo controlla. Ha preparato gli accoppiamenti proprio Patriarca, perché vediamo, cioè, i due più pesanti in questo caso sono Duarte e Cilaverte, vengono presi da Fornari e Schulz. Duarte, un tentativo, si accentra a Cilaverte, lui offre questo pallone troppo esterno, palla che se ne va sul fondo. Intanto è arrivato il 4-1 della Lazio, il 4-0 del Caos che si è, lo possiamo dire, si è sbloccato sicuramente da un'astinenza al gol. Ha fatto bene a Collini vincere il miglior allenatore del mondo. Si è ricordato di esserlo, vedi? Non ce ne voglio ovviamente Fulvio Collini, veramente una grande annata alla Montesilvano. Il tiro intanto di Adriano Foglia, quella che si impenna sopra la traversa. Guarda qua, c'era Schulz questa volta a marcare Foglia e Foglia si è riuscito a liberare, è andato al tiro. C'è stata una deviazione, calcio d'angolo per la Marca. Se c'entra Jonas, attenzione però, Nicologi uno contro uno con... offre questo pallone a Schulz, palo pieno d'esterno, che grande giocata di Schulz, sfortunato col contagiri il passaggio di Nicologi, guarda quanto bravo, arriva proprio con la punta destra, giusti gli applausi del pubblico che grande, si sta divertendo, un grande Pescara, bisogna dirlo, forse credo che questa sia una delle migliori partite che ha giocato il Pescara in questa stagione. E a vedere questa partita dispiace ancora di più, senza nulla togliere agli altri, il fatto che il Pescara non sia in finale di Coppa Italia, che l'altro anno per esempio l'ha giocata benissimo perdendo in semifinale con la Marca, però
insomma, ai tempi supplementari, in una partita però ricordiamo, molto molto lottata. Ricordiamo il grande sforzo del Pescara, partito malissimo in questa stagione, riuscito a recuperare tantissimi punti, adesso è a metà della classifica con 23 punti, che se dovesse arrivare questa vittoria comincerebbero a diventare pesanti per la sua classifica. Cilaverte, l'azione controllata da Schulz, riparte il Pescara, c'è Adriano Foglia, Foglia che non commette fallo, prova a andarsene, però la palla se ne va in, va sul fondo. Bravo Pessé, Foglia, bravo Pessé, perché era in netto svantaggio, erano due contro uno, lui non solo è riuscito a chiudere il passaggio ma anche a rubare il pallone. Il colpo di testa di Foglia, Nicolò, ricordiamo anche che la formazione del Pescara sta controllando una situazione falli veramente pericolosa, perché 5 falli contro i 4 della marca. Ma la sta gestendo molto bene, nonostante continui a pressare alto. Schulz, Fornari, controllato da Foglia, ancora per sé, Nicolò, lo scambio con il triangolo con Fornari, recupera il pallone, poi la palla se ne fallo laterale, il tocco di Foglia, ancora Pescara nella metà campo, chiede il cambio Nicolò. Ma la palla alle spalle dei difensori è stata la chiave di questo primo tempo del Pescara. Sempre bene, sempre bene. Nicolosi deve andarsene. Il tiro in diagonale parato da Miraglia. Con Foglia che va a cercare Papù, il suo diagonale, non trova la porta, però un bel gesto sicuramente. È andato a girare, la chiusa troppo, però ancora una volta era sbagliata la marcatura, c'era Schulz su Papù ed è un mismatch questo, perché è completamente diverso il fisico dei due giocatori e Papù può trarre vantaggio dalla velocità, non è stato fortunato nella girata. La rimessa di Barigelli quando manca 1 e 29 al termine di questo primo tempo, il vantaggio, il doppio vantaggio del Pescara, la prima rete di Zanetti e poi Nicolocci, l'autogol di Jeff da calcio d'angolo. Wilkham, di Petroce Schulz, si accentra Wilkham, deve offrire questo pallone a Duarte. Cilaver che torna indietro, va a ricevere adesso il pallone con Papù che cerca di trovare spazio su Pessé, ancora Wilkham, Schulz lo controlla, Duarte, l'intervento caparbio da parte di Fornari, attenzione Pessé, la superiore numerica, Schulz, attenzione Fornari messo a terra, non c'è il rigore, però che cosa si è mangiata la formazione del Pescara. Secondo me non c'era rigore. Siamo entrati nell'ultimo minuto, ma cosa si è mangiato il Pescara però? Ha fatto veramente, arbitrato bene. Vediamo un po', Roberto Comuti ci rifà vedere questa azione. Superiorità, Schulz verso Fornari. Beh, insomma. Beh, l'ha trattenuto. Vediamo un po' la circolazione. Però certo lui qui deve mettere dentro il pallone. Ha lisciato proprio completamente. Non ha preso la palla. Ha lisciato completamente il pallone davanti alla porta. Io non me lo sentirei dire che era rigore. No. Ha fatto bene. Come ha fatto bene qui che Duarte adesso si è lasciato andare, che l'arbitro non ha fischiato il fallo. Stanno arbitrando bene, la partita è difficilissima da arbitrare. Grazie Roberto Rombuto che ci rifà vedere di nuovo questa azione. Schulz a offrire questo grande pallone, doveva solo appoggiarlo in rete. Ha lisciato, guarda, è andato col destro, guarda, col destro, liscio. In mezzo alle due gambe la palla. E poi è andato a terra, controllato anche l'esperienza da parte di Wilkham, ovviamente in questa circostanza, però non mi sembra che ci sia un fallo netto così da... No, perché non mi sembra che ci sia una spinta. Ha lasciato anche la maglia, tra l'altro. No, ma comunque c'è da sottolineare che ancora una volta la pressione del Pescara, nonostante i 5 falli, aveva rubato il pallone, il Pescara era andato in contropiede cercando... Certo, questa è stata una grande occasione. Guarda qua, ha lisciato. Sì, c'è un po' di trattenuta, però lui liscia proprio il pallone solo davanti alla porta. L'errore netto da parte di Fornari. Cioè, lui che ha buttato via l'occasione in questa circostanza. Si rialza comunque Fornari, indicazione di Patriarca per Nicolosi. Siamo a 42 secondi dal termine di questo primo tempo, 2-0 per il Pescara che comunque sta gestendo molto bene. Schulz ridà la palla alla marca sportivamente, rimette il pallone Duarte verso Cilavert, il taglio per Papù, spalla alla porta, prova a girarsi, controllato da Davi e anche da Nicolosi. Sempre raddoppi verticali, molto bene. Duarte si allarga, il tocco di Pessé, il fallo laterale, gli applausi per lui. Anche qui vedi c'è l'aiuto, l'uno contro uno con Nicolosi, si è subito l'aiuto di Pessé, molto vicino. Wilkham, il capitano, di fronte c'è Nicolosi, grande partita di Nicolosi dal punto di vista difensivo, come sottolineavi tu Massimo. Duarte, di fronte c'è Pessé, il tiro da parte di Duarte, l'intervento di Barigelli con i piedi.
E questo è stato un miracolo di Barigelli. Ancora Barigelli e riparte il Pescara con Nicolosi. Attenzione, non c'è nessuno, lui contro tutti. Però riesce a trovare un grande calcio d'angolo, una grande azione ancora di Nicolosi. Sì, ha fatto un primo tempo straordinario, penso, sotto tutti i profili. Infatti ha avuto un minutaggio altissimo, sta giocando tantissimo. Evidentemente sente molto la partita, sta dando tanto. Ancora Nicolosi. Tocco verso Davi, attenzione con Vilca che prova a ripartire, ma c'è Barigelli pronto, attenzione, colpisce in pieno volto il secondo, il primo arbitro, scusate, il signor Giovanni Doria o Doria, l'accento non so bene, beh, comunque una pallonata in pieno volto. È incassato bene però. Ancora con la marca negli ultimi secondi, 5 per precisione, blocca il pallone Barigelli, gli applausi per lui, a cercare Nicolosi. Palla che se ne va, la sirena, il primo tempo si chiude con il vantaggio del Pescara 2-0 sulla marca campione d'Italia, prima Zanetti e poi Nicolosi da calcio d'angolo con l'autogol di Jeff. Noi diamo la linea alla pubblicità, poi torniamo per i commenti con Massimo Ronconi. Quanto manca? Torniamo in diretta dal palo Rigopiano di Pescara per questo big match della terza giornata di ritorno. Pescara, grande partita, Pozzo Pescara sulla marca campione d'Italia, 2-0 il risultato con tanto Pescara e marca veramente in difficoltà, 2-0 le reti di Zanetti e Nicolosi e il 2-0 da calcio d'angolo, il tocco di Jeff, l'autogol. E dunque Massimo Nocconi, io credo il risultato più che giusto, 2-0 ci sta tutto. Grandissimo Pescara, io non so se riuscirà a tenere questi ritmi, ma se continuerà a giocare così credo ci sia poco da fare oggi, non per la marca ma per chiunque. Un Pescara straordinario guidato da Pessè, ma soprattutto un Nicolosi stratosferico, grandissimo sia in fase difensiva ma devastante anche in fase offensiva, molto attenta, concentrata, ha preparato bene la gara. Evidentemente lo schiaffo preso in finale l'altro anno brucia ancora. E vedo molta determinazione da parte degli uomini di Patriarca, hanno, fino adesso non hanno sbagliato nulla. E proprio Patriarca, bisogna dirlo, mentre rivediamo le immagini, Roberto Cambuti ci sta facendo rivedere le immagini più belle di questo primo tempo. Certo, Patriarca l'ha preparata veramente bene questa partita, ma sai, con sempre marcature ad hoc, ma parte in fase offensiva bene perché giocano sempre alle spalle della marca con gli 1-2, ma soprattutto c'è grande attenzione dal punto di vista tattico della squadra, perché ha preparato gli accoppiamenti, marca uomo tutto campo e giustamente ha preparato contro Foglia e Jonas, mette Nicolosi e Pessè che sono fisicamente più adatti, e per i pesanti tra virgolette, i Wilkham, i Duarte, i Cilaverte, usa altri giocatori tipo Schurz o Davi, e fino adesso è andata benissimo. Poi la palla alle spalle, sempre la palla con l'opposto alle spalle, ha messo in grande difficoltà la marca, che non riesce a trovare anche il possesso palla, che solitamente è una maestra in questo gioco. Una marca che, come stavi dicendo anche tu in telecronaca, sta sfruttando molto di più il singolo e non l'organico della squadra, cioè quella, la forza poi della formazione di Diago Polito, e lì probabilmente lì per questo motivo sta perdendo, secondo me.